parità di tabella, avevamo tutti la stessa consegna, abbiamo i vari dipartimenti poi hanno interpretato in maniera diversa le varie voci, ma questa è parte del gioco, quindi oggi lavoreremo un po' sul documento nella sua globalità, ci rivedremo poi, adesso vi spieghiamo come sarà l'organizzazione. Prima di entrare nel merito del lavoro che faremo oggi pomeriggio, vi volevamo un attimo spiegare l'indice e la prima parte introduttiva su cui oggi non lavoreremo. Non ci lavoreremo perché in parte un po' divergente rispetto alle parti successive, cioè non era facilmente confrontabile. E poi perché uno dei lavori sarà quello di cercare di capire quanto scritto dei dipartimenti in realtà dovrebbe trovare luogo invece in una parte comune del nostro scritto sul pubblico. In questo momento la parte introduttiva racconta un po' la genesi di questo documento, quindi a partire dal seminario iniziale e i lavori fatti negli anni precedenti su questa idea di scuola media come vecchietta che ormai non ce la fa tanto più. Cosa ci avrei da dire con i che hanno 50 anni? Ci sto arrivando, Dana, quindi stai tranquilla, non va tutto bene. No, non era su 50 anni, però sulla scuola che 50 anni forse sta arrivando. A partire dalla giovine età della scuola media. Da come? No, tutte le critiche che comunque nel corso degli anni sono state fatte alla scuola media, quindi una scuola che è troppo schiacciata da una scuola primaria con metodi e metodologie molto diverse da quelle della scuola superiore, quindi una scuola media che un po' guarda la primaria e compie le azioni e usa un po' il curriculum come lo si fa nella primaria, ma anche una scuola media che dovrebbe proteggere la scuola secondaria di secondo grado e secondo molti è inadatto a preparare gli allievi ad affrontare la scuola secondaria di secondo grado. Un ragionamento per parole chiave sulle peculiarità del nostro curriculum, quindi sono state ripescate le 5 parole chiave su cui si era lavorato qualche anno fa, e l'idea di scuola. C'è anche una sezione dedicata a scuola realtà che non abbiamo ancora scritto, ma in quella parte lì pensavamo di andare a scrivere tutte quelle parti in cui la scuola dominante fa delle cose un po' strane, anomale rispetto alle altre scuole, una su tutti l'interscuola nei giardini di Tolosina, o il fatto di non avere dei filtri troppo forti, serrati per l'uso di internet e altre cose del genere, cioè insomma ogni tanto ci assumiamo dei rischi che non sono proprio frequenti nelle nostre scuole. E poi una parte dedicata alle caratteristiche del curriculum, caratteristiche che presentavamo come caratterizzato dagli elementi di orizzontalità, verticalità, trasversalità, perché un curriculum tutto intrecciato, come sappiamo. Infine tutta una sezione dedicata ai percorsi di valutazione che sono stati affrontati poi anche nei dipartimenti, però abbiamo un elemento comune che ci unisce tutti quanti e quindi come valutiamo il comportamento, come valutiamo le discipline, come valutiamo le competenze. Le sezioni successive sono organizzate per dipartimento e quindi secondo abbiamo rispettato gli indici, da dove l'indice dei dipartimenti ha rispettato la tabella, in alcuni casi non è stato così e quindi abbiamo riadattato l'indice a quello che i dipartimenti hanno inviato. A questo punto l'attività che inizia ora, l'obiettivo è quello di leggere, ci siamo chiesti a lungo se, dato che molti dipartimenti, dato che la consegna dei lavori era qualche settimana fa, se non chiedere di arrivare qui avendo già letto i lavori dei colleghi, ci sembrava non sostenibile per nessuno di noi arrivare qua dovendo ancora leggere oltre al lavoro che abbiamo già fatto, quindi ci prendiamo questa giornata, abbiamo un po' di tempo da dedicare a questo perché tutta l'attività sarà fino alle 5 non fatto, per leggere quanto scritto da un dipartimento che non sarà il nostro, a parte una persona, ma di questo parleremo. Quindi saremo divisi a piccoli gruppi
Avremo come strumento, come ausilio, una cosa ipertecnologica, cioè carta e penna. La penna noi l'abbiamo fornita, ma contiamo sul fatto che tutti quanti li abbiamo, riusciamo ad avere una penna. Quindi volendo anche penne, pennarelli o colori vari. L'obiettivo è leggere il testo che ciascuno di noi avrà assegnato e rispondere a quattro domande e annotarlo secondo quattro colori diversi, poi venire i colori sono mirati del tutto, va bene, o secondo quattro colori o secondo quattro simboli. Cosa ci piace di quanto stiamo leggendo e perché? Che cosa non capiamo di quello che stiamo leggendo e perché? Che cosa ci stona rispetto a quanto abbiamo scritto noi? Cioè, cosa noi abbiamo scritto rispetto al nostro dipartimento qualche cosa, l'altro dipartimento ha scritto una cosa che va in un'altra direzione e questo ci dà un po' la sensazione di vivere in due scuole diverse. Facciamole emergere eventualmente questi elementi. E infine, che cosa avremmo potuto scrivere anche noi? Cioè, il dipartimento di storia e geografia ha scritto una cosa che avremmo potuto scrivere anche noi di musica, arte, inglese, ginnastica, eccetera. Quindi facciamola emergere per eventualmente per riflettere su farle convergere nella parte introduttiva. Abbiamo tempo, vi ripeto, fino alle 5:15, e lì c'è scritto ruolo, lettori interessati e partecipi, lettori critici, lettori che coccolano, lettori colleghi, lettori che leggono in generale, comunque tutti proviamo a leggere e rispondere a quelle domande. All'interno dei gruppi c'è una persona che appartiene a quel dipartimento, quindi noi leggeremo il curriculum di un dipartimento, il documento del dipartimento di italiano verrà letto da Raffaella, Stefania, Stefano, Michael, Massimiliano e Silvia, l'unica del dipartimento di italiano è Raffaella, che prenderà anche nota, cioè insomma deciderà un po' lei il ruolo che vuole avere, se spiegare di più al collega, se prendere nota per poi riportare al dipartimento, però diventa importante quella persona del dipartimento in modo che poi si faccia portavoce all'interno del dipartimento di quello che l'altro, gli altre persone non avevano troppo chiaro. Okay? Faccio soltanto una piccola osservazione sulla formazione dei gruppi. La prima è, se non vi trovate, scusate, abbiamo usato l'elenco, ma nei vari spostamenti, copia e incolla, se qualche nome è saltato, fatecelo presente, non è per diciamo, mancanza di riconoscimento, ma semplicemente perché qualche cosa capita, quindi non abbiate le mie mani. Secondo criterio, che la persona che rappresentava il dipartimento non fosse il coordinatore, ma anzi possibilmente una persona che è da meno tempo, dove è possibile, dove c'è, nel dipartimento, in modo anche da così motivare un po' nel ruolo di portavoce, ci sembrava che potesse essere interessante, visto che uno degli obiettivi di questo lavoro è anche l'accoglienza dei nuovi. Terzo criterio, che all'interno di ciascun gruppo ci fossero, per quanto possibile, rappresentate un po' tutte le aree, se non tutte le discipline, perché era naturalmente impossibile, tutte le aree disciplinari o quasi tutte. Quindi i criteri. Posti questi tre criteri, poi si è andato banalmente in ordine alfabetico, ci si è distribuiti così. Però più o meno lo sforzo è stato su questo. Se ci sono dimenticanze, ovvero se ci sono persone che invece sono assenti, vabbè, se a meno che gli assenti non si concentrino tutti in un gruppo, come succede quasi sempre in classe. Scusate, c'è una comunicazione di servizio, forse Valentina va bene prima, forse ci scambiamo. Ah, vabbè, però lo avevamo già detto. Appunto, se in un gruppo si concentrano troppi assenti non previsti, qualche assente già previsto non è stato neanche indicato. Se qualcuno aveva detto di essere assente invece è presente, lo dica. Ci dividiamo, abbiamo la consegna per tutti quanti e ci sono tre fotocopie
in modo che riusciate a leggere più o meno a copie sul avere da loro un ritorno, perché ci parliamo sempre un po' tra di noi e quindi avere ogni tanto uno sguardo da fuori ci è estremamente utile. Dopodiché volevamo provare tutti insieme in plenaria a non tanto ragionare ancora su questo documento, sul quale, perché adesso l'idea era quella di prendere tutte le osservazioni che sono venute fuori e provare a farne qualche cosa per continuare nella scrittura e nella limatura di quello che è stato già scritto. Quanto provare a dare, a dire due cose su quello che è il nostro futuro e quello che sarà il nostro compito l'anno prossimo, perché sono, diciamo, due, perlomeno nel mio gruppo di lavoro sono venute subito fuori queste domande, perché effettivamente comincia a essere importante capire che cosa ne sarà di noi e che cosa vogliamo fare. Quindi magari lasciamo la parola un attimo, se volete, alle nostre due ospiti, se vi va di dire due cose, senza due. È un'esperienza veramente di cui vi ringrazio moltissimo. E che anzi mi sarebbe piaciuto avere il dono della dell'ubiquità per essere contemporaneamente in tutti i gruppi. Devo dire che venendo sia dal mondo dell'editoria, dove sono ritornata a pieno titolo e lasciando in parte anche la mia scuola, perché sono sempre stata un po' nella mia vita lavorativa a cavallo dei due settori. Quindi, venendo dal mondo dell'editoria, sapendo la particolarità di questa scuola, ma venendo contemporaneamente anche dall'insegnamento e avendo cambiato varie scuole, devo dire che questa realtà è veramente particolare. Cioè, nella mia esperienza, vedere un corpo docente così numeroso e così tutto impegnato in gruppi di studio è già di per sé indice di come dovrebbe essere la scuola, di come veramente lo è. La mia esperienza di insegnante è quella di collegi docenti dove tutti sbuffano, dove non si vede dove andare via, riunioni di dipartimento con chi dice oh facciamo presto, così dobbiamo scrivere. Quindi detto questo, che mi ferisce profondamente come persona che crede nella scuola a tutti i livelli, devo dire che qui ho respirato un'altra aria. E quindi questa è la sensazione che mi porto e che porto con me. Poi, diciamo, ho un'impressione parziale perché ho fatto un po' fuori da fiore, però dappertutto ho visto, mi è sembrato di vedere nei gruppi dove sono stato un interesse molto costruttivo, e quindi anche i motivi di dissenso, che meno male ci sono perché sono quelli che fanno crescere poi, li ho visti giocati in funzione sicuramente costruttiva, cioè per arrivare davvero a una condivisione di principi che, se applicati come mi sembra che siano applicati, non possono che fare rendere la scuola migliore, fare un grande servizio ai ragazzi, alle famiglie, indipendentemente dalla materia o dalle condizioni dei ragazzi. E quindi meno male che c'è la scuola di Milano, lunga vita la scuola di Milano, se fossi Italia vi manderei, perché mi sembra davvero una gran cosa. Grazie. Allora, aggiungo un po' a quello che ha detto la dottoressa Lazzarini, anche per me, io sono qui esattamente per trovare tutto quello che esiste ancora di Don Milani, e lo farò anche in Brasile con Paulo Freire. Quindi io sono contentissima di essere qui, io accompagno la prima B e ho già trovato tantissimi esempi pratici di quello che mi aspettavo. La domanda che mi faceva la mia relatrice prima di venire era quella: ma sarà solo il nome Don Milani, come in Brasile sarà solo il nome Paulo Freire? E adesso sono tranquilla, l'ho già scritta, ho detto sì, non è solo il nome, non preoccuparti, sono nel posto giusto. E questo momento qui è bellissimo, prima di venire non sapevo che ci sarebbe questo seminario.
che è proprio la scrittura collettiva, che era uno dei punti massimi della la scuola di Barbiana, scrivere insieme un documento. E poi le domande che si facevano a chi deve leggere, qual è il linguaggio che dobbiamo usare. E poi parlare, io ero nel gruppo di lingue, Don Milani pensava sempre alle lingue straniere, insegnava le lingue straniere ai ragazzi, quindi avere questo spazio per le lingue è anche bellissimo per me. Quindi io fino adesso è quello che ho, devo poi analizzare tutti i miei appunti, però fino adesso sono contenta di essere qui, vi voglio dire e ringraziare per essere parte di questo momento del vostro lavoro. Grazie. Grazie a voi, anche a noi fa molto piacere, tanto perché siete state benevole e avevamo detto prima che ce n'era anche di questo, anche della critica, ma soprattutto perché l'ha già accennato Sara prima, noi abbiamo bisogno di interlocutori anche esterni, di occhi esterni, perché è vero che tra di noi c'è un grosso confronto, c'è un dissenso, c'è spesso la composizione del dissenso, ma c'è anche un senso a volte un po' di isolamento, perché come avete fatto notare, non siamo riusciti, e questo è forse anche un limite stato della nostra azione, a creare una realtà, quello che invece avrebbe dovuto essere forse uno degli obiettivi del nostro progetto, una condivisione maggiore con le altre scuole. In questo ha pesato in parte l'atteggiamento un po' così non sempre di disponibilità all'impegno nello studio e nella riflessione, in parte sicuramente il fatto che le condizioni strutturali e organizzative nostre sono molto diverse da quelle in cui operano i colleghi in altri contesti, e questo crea sempre delle difficoltà. Quindi appunto il fatto di poter farci ascoltare da qualcuno che ci possa dare un ritorno ci fa molto piacere, e speriamo che non si tratti soltanto di un episodio, ma che in qualche maniera, come noi sappiamo che faremo una parte di percorso insieme, e ci auguriamo anche e a questo punto, per rimanere nei tempi, proviamo a esaminare sinteticamente i punti che avevamo previsto per questa ultima sessione di lavoro. Allora, è chiaro che quando si arriva al termine di un percorso, si fa un bilancio di ciò che è stato, e mi pare che il lavoro che abbiamo esaminato oggi ci possa dare l'indicazione di un bilancio positivo, perché non era così scontato che saremmo riusciti a così tirare fuori così tanti aspetti e organizzarli in un testo che comunque anche da un punto di vista veramente quantitativo ha una sua corposità. Ma anche naturalmente è il momento di fare un rilancio, una previsione del futuro, previsione che naturalmente deve ancorarsi anche a tutte le condizioni di contesto che quest'anno sono molto particolari. Noi concludiamo il nostro percorso di annale di ricerca sul curriculum, abbiamo di fronte a noi ancora un anno in cui siamo sicuri di esistere come scuola che porta avanti un progetto di ricerca e innovazione autorizzato. Quindi ci dobbiamo porre due domande. Come utilizziamo questo ultimo anno che sicuramente ci resta, e qui mi pare che la risposta non possa che essere per completare questo lavoro che ha raggiunto molti obiettivi, ma che deve ancora essere arricchito e appunto completato. E poi che cosa ci immaginiamo
per il futuro oltre il prossimo anno. E qui uso un termine che per noi aleggia come una chera, il rinnovo, che ogni tanto dobbiamo richiedere e finora ci è stato accordato. È naturale che tra queste due prospettive c'è una forte continuità, perché ciò che noi riusciremo a definire come prodotto della nostra ricerca sarà anche ciò che noi presenteremo come merce di scambio. Grazie al progetto che ci è stato autorizzato siamo riusciti a produrre questo, quindi ci sentiamo di poter richiedere un nuovo periodo o comunque una nuova fase in cui la nostra capacità di ricerca, di proposta, di studio possa utilmente essere utilizzata. E quindi questi un po' i tre punti. Sul primo forse vuoi... Allora, il primo è quello semplice, abbiamo un testo che a questo punto è una bozza che è stata almeno rivista in termini collegiali, va ancora rivista, sicuramente non abbiamo visto oggi per scelta, non abbiamo dato un'occhiata a quella che è l'introduzione, bisognerà invece fare lo stesso lavoro che abbiamo fatto per oggi rispetto all'introduzione, tenendo anche conto di tutto ciò che all'interno dei capitoli dei dipartimenti possiamo mettere a fattor comune, quindi far rientrare in eventualmente capitoli specifici o dentro all'interno dei capitoli dell'introduzione. C'è da definire che cosa fare dei laboratori, nel senso che le scelte sono state diverse nei diversi dipartimenti, alcuni laboratori li ha comunque inseriti come facenti parte della disciplina, oppure in alcuni casi invece sono un po' spariti perché ci si è concentrati sulla disciplina. Lì bisognerà decidere quale strada prendere la strada del capitolo generale sui laboratori e sull'interdisciplinarietà, e poi ciascuno nelle proprie discipline integra i laboratori all'interno della propria disciplina, oppure decidiamo di fare dei capitoli appositi per i laboratori. Questa è una scelta che dobbiamo fare. Noi ci siamo pensati comunque che questo oggetto, che sia poi una pubblicazione online, che sia una pubblicazione cartacea, che sia un documento nostro interno, che sia quello che sia, ma che sia questo documento dovrà essere pronto entro dicembre e sicuramente la prima parte dell'anno prossimo la useremo per lavorare a che cosa fare sul discorso del laboratorio, perché un curriculum della Dominale senza i laboratori è quasi non si può, cioè non ha senso, non esiste. Quindi fino a dicembre più o meno ci si è andati. C'è un problema che credo sia venuto fuori anche in qualche gruppo di lavoro, di unità didattiche strutturate, unità didattiche di apprendimento, che a questo punto ogni tanto rispetto a quello che tutto ciò che dichiariamo risultano almeno nella loro, diciamo così, nella finestra sul mondo che abbiamo aperto, che è l'UDS del libro aperto, non corrispondono a quello che dichiariamo nel nostro testo, quindi dovremo fare un po' di lavoro per riuscire a far maggiormente trasparire quello che siamo attraverso le UDS. Quindi ci sono questi due filoni di lavoro che sono da fare subito pratico e che ha anche un termine abbastanza, perché a dicembre questa roba qui deve essere chiusa assolutamente, abbiamo il rinnovo sulle spalle, quindi è un po' anche la nostra carta d'identità, il nostro un po' quello che ci dovrebbe rappresentare, quindi questo da una parte. Direi che ho detto tutto. Sul discorso dell'approfondimento, il nostro tentativo era quello di capire se riusciamo quest'estate a pensare a delle figure che permettano in qualche modo,
e ci permettano di dire che la nostra proposta sul curriculum vuole dire qualcosa sul dibattito della scuola, sulla scuola media, cioè che abbiamo delle cose da dire. Se voi prendete il libro della Fondazione Agnelli, la Fondazione Agnelli fa tutta una serie di analisi sul perché è un segmento della scuola che non funziona e fa delle proposte grosse di soluzione. Rispetto al curriculum fa la proposta del curriculum di materie essenziali, italiano, matematica, lingue e forse di meno storia e geografia, e il resto curriculum alla carte. Noi facciamo una proposta che in questo senso è veramente tanto diversa e essendo così tanto diversa la dobbiamo anche un attimino, cioè la dobbiamo provare a darle delle gambe e dire perché per noi rispetto a quei problemi che pone il segmento della scuola media, perché facciamo una proposta diversa? Che cos'è che ci fa dire che la nostra proposta è diversa? Perché la proposta è diversa e non andiamo per l'altro senso? Quindi sicuramente quest'estate dovremo insieme provare a leggere e riflettere su come la nostra proposta di curriculum si inserisce in questo dibattito e qual è la nostra proposta rispetto al curriculum, non soltanto quello che facciamo ma anche come soluzione ai problemi di quel segmento di scuola. Quindi diciamo che da qui al 30 giugno, quando di solito poi concordato e condiviso l'impegno estivo, noi cercheremo di aggiungere alcune cose alle indicazioni bibliografiche su cui già abbiamo lavorato e che sono poi confluite nella parte introduttiva e cercheremo di integrarla, però chiediamo a tutti di segnalare articoli, contributi che vadano nella direzione di questo tema, cioè che cosa serve alla scuola, diciamo, in particolare alla scuola media, ma in generale che cosa serve alla scuola, e in modo che possiamo poi avere una batteria, diciamo, di testi comuni su cui poi discutere e poter anche integrare questa parte introduttiva. Questo riferimento più esplicito e più articolato al dibattito che comunque ha avuto il suo massimo forse nel 2011 e seguenti, a seguito del cinquantenario della scuola mediaunica, però poi è continuato, ci permette anche di pensare di portare questa discussione, di portare quindi il nostro contributo anche in un evento pubblico, per cui lo avevamo già detto, ci piacerebbe poi discutere il nostro lavoro in una sorta di seminario, giornata di studio, convegno che ci piacerebbe organizzare nell'autunno. È chiaro che se proseguiamo in questa direzione c'è bisogno dell'impegno e dell'interesse di tutti, perché si tratta di iniziative che certamente richiedono uno sforzo, lo abbiamo visto 3 anni fa con il convegno sulla professionalità che ha veramente impegnato molto tutte le persone coinvolte, e in questo caso impegnerebbe molte più persone perché si tratterebbe di affrontare temi molto più articolati. E questa prospettiva ci permette anche di dire qualche, di tornare al tema del rinnovo e dare qualche informazione. Voi sapete che l'anno scorso, ad aprile, c'era stato un incontro tra alcuni di noi, altri insegnanti e tutti i dirigenti delle 3 scuole coinvolte con la segreteria del Ministero, e in quel momento, qualcosa abbiamo già detto anche nell'ultimo collegio su questo, sembrava che ci fosse la volontà politica di inserire nella decretazione delegata una qualche norma che stabilizzasse, diciamo, istituzionalizzasse il ruolo di scuole particolari,
scuole poi con compiti appunto stabili e non legati a progetti temporanei di formazione e ricerca. Purtroppo, come appunto abbiamo già detto, finora questa prospettiva non si è realizzata, nonostante che la decretazione si sia conclusa, anche i rapporti con gli uffici del Ministero si sono allentati. Abbiamo un po' avvertito venire dentro di questa forza propositiva e propulsiva. E quindi proprio negli ultimi giorni c'era stata la proposta di un incontro che però poi non si è concretizzata, e quindi proprio negli ultimi giorni abbiamo preso atto del fatto che dobbiamo essere noi a riprendere la parte attiva di questo processo, di non attendere più una proposta, ma rilanciare e verificare quali siano le possibilità. Quindi noi invieremo il testo che avevamo concordato, come proposta che avevamo concordato ad aprile, come promemoria agli uffici del Ministero. Ma accanto a questo vorremmo ribadire quali sono i temi che ci stanno a scuola e su cui vorremmo lavorare. Ovviamente per formulare una proposta di questo tipo, che è una proposta di grande respiro, abbiamo pensato, il dirigente ha pensato di consultarsi con il dottor Cerini, che tutti conosciamo, è già stato qui pochi mesi fa, eccetera, e la cosa che ci ha rassicurato è che da parte sua c'è stato il suggerimento di continuare proprio a occuparsi degli aspetti a cui abbiamo dedicato la giornata di oggi, per una riflessione sul senso di ciò che si fa in classe, sul senso del curriculum, e quindi di formulare una proposta proprio in questa direzione, affiancata anche da una proposta di assunzione di un ruolo speciale nella realizzazione del Piano Nazionale di Formazione dei Docenti, che a suo dire ha dei buoni obiettivi, ha una buona visione, ma manca di una struttura operativa a supporto, che potrebbe essere proprio costituita da scuole particolarmente impegnate nella formazione. E tutta la tradizione di formazione che proprio in quest'aula quotidianamente viene organizzata ci potrebbe mettere in una posizione di vantaggio in questo senso. Quindi lui appunto ci ha suggerito di lavorare su questi due filoni che sono per noi connaturati, e quindi ci sembra che la proposta possa essere formulata. È chiaro che qui arrivo proprio al punto più dolente di tutti. È evidente che noi formuliamo una proposta, la sottoponiamo al Ministero e ci auguriamo che il Ministero la approvi, o nella forma dell'abituale progetto di ricerca provvisorio, oppure attraverso qualche altra forma di riconoscimento. Ma non è detto che non si voglia rimettere in discussione il grande tema dell'organico aggiuntivo. Da un certo punto di vista la situazione è migliorata, perché oggi tutte le scuole d'Italia hanno un organico aggiuntivo, non hanno più soltanto l'organico necessario all'erogazione didattica ordinaria. Ma, e quindi questo ci mette in una situazione di maggiore agio, di maggiore tranquillità, perché abbiamo, comunque condividiamo con qualche cosa che ormai è stato reso un fattore comune. È altrettanto evidente però che mediamente tutte le scuole hanno un potenziamento dell'organico che non raggiunge il 10%, mentre noi abbiamo una percentuale decisamente più elevata. Quindi nel momento in cui il Ministero dovesse assumere informazioni in questo senso, non è detto che non ci chieda di
di procedere, ma di formulare anche una proposta di riduzione e adattamento a questo. Questo purtroppo è una cosa che non ci dobbiamo, non ci possiamo dimenticare, perché già negli ultimi rinnovi comunque a livello centrale il Ministero aveva applicato al fatto di garantire l'organico che avevano richiesto, ma aveva aggiunto, lo sapete bene, un articolo in cui si diceva che comunque annualmente l'Ufficio Scolastico Regionale avrebbe potuto operare gli adeguamenti che avesse ritenuto necessari. Poi, per fortuna, finora questi adeguamenti, a parte la cattedra di Legno, non sono mai stati richiesti e quindi non c'è mai stata la necessità di discutere questo tema. Però ad esempio a Firenze questo è successo, perché hanno dovuto riadeguare il loro organico sotto richiesta della loro USR, quindi voglio dire, non è una cosa che non sia già successa. È chiaro che quindi più dimostriamo che l'organico che abbiamo è in grado di realizzare cose utili e positive, tanto più abbiamo forza nel tentare di difenderlo e conservarlo, anche se poi sappiamo che ci sono logiche superiori che non considerano l'efficacia. Però questa è una cosa che purtroppo un certo disagio siamo costretti ogni tanto a ricordare, perché è un elemento di grande precarietà. Aggiungerei anche questo, perché mi sembra importante, nelle nostre relazioni col Ministero abbiamo in qualche modo cercato di intersecare, diciamo così, l'apparato di decreti decreti della 107, cercando di darci uno statuto che fosse un attimo più stabile. Cioè, noi abbiamo vissuto, sono tot di anni che viviamo di progetti che hanno una durata temporale limitata nel tempo, d'altronde sono progetti di sperimentazione e la parola stessa dovrebbe far intendere che una sperimentazione inizia e poi finisce, cioè non è che abbia una durata temporale. Siamo passati da dei rinnovi a delle proroghe, altro statuto, un'altra modalità per mantenere, volendo diventare qualcosa di più stabile, di più istituzionale in qualche modo, anche con l'idea in parte a un certo punto avevamo avuto, perlomeno il Ministero aveva avuto, di costruire delle scuole polo, non più tre in Italia, ma ben più di tre, insomma, una per regione, una per, insomma, si era cercato di capire. È ovvio che a quel punto queste scuole dovranno avere delle caratteristiche, parlo in termini di organico, che non potranno essere specie specifiche di ciascuna scuola, ma dovranno avere delle caratteristiche che saranno un po' le caratteristiche di tutte le scuole. Quindi, su questo dovremmo cercare di capire come portare avanti una nostra posizione, che mi viene in mente potrebbe essere quella di una percentuale con una suddivisione poi delle cattedre, invece sì, con una specie specifica, con una quantificazione del numero di cattedre uguali per tutte queste scuole polo, ma poi invece una suddivisione all'interno specifica per ogni scuola, oppure qualche cos'altro. Ma dobbiamo pensare a questa cosa, nel senso che fino ad oggi noi ci siamo presentati come scuola in rete con altre due scuole, le mini school, tre scuole estremamente diverse sotto tanti punti di vista, con organici diversi sotto tanti punti di vista, con un utilizzo delle risorse in più diverso sotto tanti punti di vista. Se vogliamo essere qualcosa di più istituzionale, dobbiamo immaginarci un contenitore che abbia una forma che sia un po' uguale per tutti. Questo è sicuramente un elemento del quale dobbiamo tenere conto, e dobbiamo ragionare su come possiamo stare lì dentro, da una parte continuando a fare delle cose nelle quali crediamo, dall'altra essendo anche disponibili in qualche modo a capire come fare delle cose che ci interessano, ma dentro dei contenitori eventualmente fatti in modo diverso.
questo è, insomma. Sì, poi appunto ora al momento è ancora tutto molto incerto, non ci sono, non c'è ancora una trattativa, diciamo, non c'è ancora un confronto aperto, quello che si era aperto, diciamo, è rimasto un po' sospeso, quindi su tutto questo, però ci sembrava necessario fare il punto della situazione sotto tutti gli aspetti. E in ogni caso, appunto, la possibilità di un evento pubblico con una certa risonanza, Cerini diceva addirittura andate a farlo a Roma, che possa essere presente il ministro. Ora, questo mi sembra molto ambizioso, ma si potrebbe... L'idea, c'è anche questa idea, quindi su quello sarebbe proprio necessario impegnarsi, poi vedremo tempi e modalità. Le relazioni con le altre due scuole, Milano e allora, Firenze, con le altre due scuole. Alla luce anche della situazione un po' più pura scusa di Milano, se non erro. Allora, un'ottima domanda, però bisogna mettere in pensiero. Allora, ci sono luci come tutte le cose, luci e ombre. Allora, un aspetto positivo è che comunque questo tipo, nel momento in cui abbiamo messo a confronto i grandi temi su cui stiamo ragionando, in tutte e tre è venuto fuori in maniera molto evidente la necessità di ripensare al senso del pubblico con varie declinazioni. Chi pensa più ai raccordi col prima e col dopo, chi più invece alla specificità, alla discontinuità rispetto al prima e al dopo, ma sono due facce della stessa medaglia. Chi pensa, come abbiamo fatto noi, a un ripensamento profondo, in profondità delle discipline, chi pensa invece, ma anche qui si tratta di due facce della stessa questione, a un superamento delle discipline. Per cui una volta che saremo riusciti a verificare lo stato effettivo del loro lavoro in questo senso, oltre alle dichiarazioni, oltre alle brevi sintesi che finora abbiamo condiviso, penso che potrebbe essere possibile realizzare un intervento che grazie ai diversi contributi potrebbe illuminare zone e prospettive diverse dello stesso tema. E questo mi sembra la cosa più positiva. Di negativo c'è che le altre due scuole hanno subito molto recentemente, un po' meno recentemente, un cambio di dirigenza, e questa circostanza ha pesato moltissimo dal punto di vista delle relazioni personali, perché i vecchi, tra virgolette, dirigenti avevano comunque tutto il loro tessuto di contatti che veniva attivato quando necessario, una consapevolezza di scopi, di funzionamento, eccetera, che si deve ricostruire piano piano, e anche una motivazione, un interesse a indagarsi in questo tipo di cosa che non è detto che fiorisca, che maturi anche in queste persone che sono nuove, si sono ritrovate un po' per caso. Qui c'è tutto anche alla base la questione della selezione dei dirigenti per queste scuole, che da decreto dovrebbe essere, come per gli insegnanti, speciale, e che invece di fatto non si è mai realizzato come tale. Quindi questo è un problema. E a seguito poi della dirigenza c'è stata anche un po' una disgregazione dei gruppi di coordinamento che facevano poi da tramite tra la dirigenza e l'intero collegio e tra le tre scuole. Quindi i problemi, diciamo così, di comunicazione e di condizione ci sono, lasciamo anche dei problemi con l'utenza, di cambio di iscrizione, perché poi ultimamente i problemi sono tutti sì, poi vanno a cascata tendenzialmente, cioè tanto per intenderci a Rinascita c'è stato un momento in cui avevano un organico di docenti a tempo determinato che era ridottissimo rispetto a quelli, che era enorme rispetto a quelli a tempo indeterminato, per cui c'era un gruppo di persone che non rimaneva tanto fisso, e questo ha anche come creato, insomma, qualche difficoltà. Sì,
Sì, no, la vicenda dei precari delle tue scuole è una vicenda estremamente interessante, perché qui il fatto che la procedura di reclutamento garantisse la continuità dei precari ha fatto sì che le persone poi si fidelizzassero e nel momento in cui entravano chiedessero di essere conservati. Là è successo il contrario, i figli avevano un vantaggio quando poi questa la dice Luna su anche le pratiche, nei nostri confronti. Sì, oppure la fortuna di aver trovato certe persone da parte. Sì, mi piace di più pensare a quello che dicevo.